stia andando molto meglio di là su. Ma non ne voglio questa sera. Lo so, vado a dormire presto, oppure salto il pastone e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente, stai in cucina. E tu mi risponde, ormai non ti offendi neanche più. E non mi guardi mai, ti vedo e non ci sei. Poco dolore, molto rancore, io non penso, ma forse non vecchio amore.
intanto voglio dire, beh, ci sono un po' di persone da ringraziare. Intanto quelli che hanno voluto questo concerto, che l'hanno organizzato qua molto bene, il sindaco Giuseppe Leone e tutti gli altri. Grazie a tutti voi, avete dimostrato buon gusto, diciamo. E poi voglio ringraziare delle persone che soprattutto per tutta questa settimana, insomma, faranno centinaia di chilometri con noi, però loro dovranno arrivare 8, 9, 10, 12 ore prima e dovranno lavorare sodo per far sì che noi si possa essere in grado di venire qua a divertirci. Quindi sono i nostri tecnici. Grazie a tutti, da quelli che guidano e che tra un po' si sveglieranno e porteranno tutto questo da un'altra parte, a quelli che caricheranno, scaricheranno, a quelli che partecipano attivamente al concerto, ai ragazzi dietro, a Matteo, a Gabriel, a Santo, ma anche a Salvo, ai ragazzi da questa parte, a Emanuele, a Biagio Lauri che sta manovrando egregiamente le luci, Roberto Isotta che si sta occupando delle vostre orecchie e tutti gli altri. Grazie ragazzi. Poi a tutte le persone che lavorano con noi, anche se ha difficoltà motorie, Stefano Lamberini, insomma, è un grande, anzi vi è più perché viene, insomma, sopperisce anche alle sue. Bravo Stefano. E ma insomma tutti gli altri. E poi c'è una persona che forse è l'unica che conosco che fa più lavori di me, che è Stefania Lati. E poi ci sono loro, inizierei a presentarveli. Lo chiamano il polipo, non perché abbia propensione, insomma, a toccare, a avanzare con i tentacoli, ma semplicemente perché a volte sembra abbia più di quattro arti. Alex Polifrone. È stato usato il nome punk, ci voleva un duro in tutti i sensi. E allora siamo tornati a chiamare un nostro vecchio amico Fortu Sasca. Francesco Lupi. Yeah.
poi c'è Paolo Zanetti.